Carla Corsetti, avvocata, io approfitterei di questo spunto di Stefano per chiederti un tuo parere in merito. Sì, un parere. Innanzitutto, buonasera a tutte e a tutti. Il parere rispetto a questa pratica lecita e auspicabile che venga diffusa non può farmi prescindere dal perché viene generalmente considerata illecita e perché viene genericamente, insomma, generalmente considerata una pratica attorno ad uno stigma molto negativo. La storia generalmente la fa anche il diritto e quindi per ricollegarci al diritto noi avevamo il codice Rocco e nel codice Rocco si andava a costruire una donna che oltre ad essere inferiore intellettivamente, per cui non doveva avere accesso a determinati ruoli, compreso quello, per esempio, per fare un esempio, quello della magistratura, la donna doveva essere procreatrice. Al punto che all'interno del codice penale, durante il periodo fascista, c'erano reati che prevedevano una sanzione penale qualora si fosse provocata una menomazione alla procreazione e che sarebbe stata colpevole anche la donna e condannata anche la donna se si fosse resa anche lei partecipe della propria menomazione alla procreazione. Perché per utilizzare la terminologia fascista bisognava anche tutelare la stirpe italica in un concentrato ideologico che andava verso la procreazione senza consenso, per cui è chiaro che questa norma, nel momento in cui aveva mantenuto una sua validità fino al 1978, è chiaro che ha mantenuto anche la mentalità sulla illiceità qualora si compiano delle pratiche che possono rendere la donna libera di autodeterminarsi nella sessualità. Aggiungo anche un'altra cosa, un'altra valutazione. La mentalità imperante è quella che non vuole far separare procreazione e genitorialità, quando invece noi sappiamo che sono due cose diverse, che vanno tutelate in maniera separata. Posso anche non procreare, ma posso anche essere genitore senza procreazione e l'una cosa non deve necessariamente implicare l'altra, ma nel momento in cui permane una mentalità in cui la direzione va nella gestione dei diritti sessuali e riproduttivi, nella gestione da parte delle istituzioni, e tra queste le istituzioni religiose, è chiaro che anche il condizionamento sociale sopporta le conseguenze di questa intromissione. Dal punto di vista legislativo, però, nel momento in cui è stata introdotta la legge 194, si è stabilito all'articolo 1 un principio inderogabile, e cioè che la gravidanza deve essere consapevole, per cui non si può avere una coercizione riproduttiva, non si può essere obbligati a procreare. E nella non obbligatorietà è chiaro che c'è la prevalenza del concetto della autodeterminazione alla procreazione. La autodeterminazione, peraltro, non arriva soltanto dalla legge interna. Noi abbiamo anche convenzioni internazionali che hanno introdotto il criterio dell'autodeterminazione. Facciamo per esempio riferimento tra tutti alla Convenzione europea di Oviedo. Si è stabilito anche lì che le persone potessero, rispetto alle pratiche mediche, autodeterminarsi. E nell'autodeterminazione si deve fare riferimento ad un altro concetto, e cioè quello che la persona che si autodetermina
rispetto ad un trattamento sanitario, chirurgico, qualunque esso sia, l'autodeterminazione deve essere consapevole e libera. Ecco anche perché si spiega talvolta la necessità di acquisire anche un parere psicologico, che non deve essere interpretato come un elemento di disturbo rispetto ad una consapevole autodeterminazione, come per dire: a me che cosa mi serve lo psicologo, io so già quel che devo fare. Ebbene, bisogna tener conto del fatto che ci sono delle situazioni nelle quali i soggetti che devono affrontare un determinato percorso possono essere stati costretti, indotti, condizionati, subordinati al volere di altri. E dunque, scrutinare dal punto di vista psicologico se c'è qualcuno che obbliga a fare qualcosa non è male. La legge stabilisce, ad esempio, che proprio per questo tipo di intervento, e cioè la sterilizzazione tubarica, la chiusura delle tube, l'asportazione delle tube, perché dire salpingectomia talvolta diventa un po' complicato, parliamo di tube che è un po' più facile, ebbene la legge prevede anche in maniera espressa che il partner non possa avere minimamente voce in capitolo, e se lo prevede la legge è perché talvolta nella prassi può accadere che la donna sia stata condizionata da un partner ad un determinato intervento contro la sua volontà. Ebbene, un piccolo colloquio con uno psicologo può ancora di più far valutare se c'è stata o meno costrizione, perché non dobbiamo escluderla, perché viviamo in una società terribilmente maschilista. E in questa società terribilmente maschilista, con una struttura patriarcale, non dobbiamo neanche dimenticare o far finta che non esista il maschilismo delle donne, a cui faceva cenno la compagna che aveva parlato prima, Francesca, quando diceva che aveva trovato grande ostilità soprattutto nelle donne. Il maschilismo delle donne è più feroce ed è più sottile ed esiste e va combattuto, e per il primo passaggio per combatterlo è disvelarlo e ricostruire anche le ragioni storiche e giuridiche che hanno portato le donne italiane ad essere maschiliste e patriarcali contro altre donne. Quindi, avendo chiaro questo, si può anche parlare di autodeterminazione in ragione del fatto che le persone possono e devono essere messe ovunque nella condizione di scegliere quali sono i percorsi in relazione alla contraccezione che più possono rendere sereno il proprio vissuto sessuale. I rapporti sessuali, i diritti sessuali e riproduttivi possono essere sereni nel momento in cui si è informati su come poterli vivere ed affrontare, anche negli aspetti che possono prevedere interventi chirurgici. Ora, rispetto all'intervento chirurgico della eliminazione di una parte del corpo, perché comunque si va a rescindere una parte del corpo, c'è un criterio, anche almeno perlomeno sotto il profilo del diritto, c'è un criterio di irreversibilità, dicevo, sotto un profilo di diritto oltre che anatomico. Per cui noi andiamo ad incontrare, ad esempio, l'articolo 5 del Codice Civile, che dice che noi non possiamo avere una disponibilità completa del nostro corpo, o meglio, noi possiamo decidere dei nostri diritti fino a che questi diritti sono disponibili, ma ci sono dei diritti che non sono completamente disponibili. Ci sono alcune parti del corpo che, per quanto ci appartengano, non possono essere disponibili. Io domani mattina, se ho necessità di procurarmi del denaro, non posso disporre della mia cornea e me la vado a vendere, perché c'è un limite normativo a questa disponibilità. Ma ci sono invece delle parti del corpo che possono essere nella nostra disponibilità. Ci sono degli organi che
che possono essere nella nostra disponibilità. Noi possiamo avere nella nostra disponibilità il sangue, quindi noi possiamo effettuare una donazione. Il sangue è un organo. Noi possiamo avere, per esempio, fino a poco tempo fa non era possibile, ma ora lo è, possiamo avere nella nostra disponibilità il midollo, il pancreas. Attraverso determinate procedure noi possiamo operare la donazione di questi organi o parte di questi organi. Fino a poco tempo fa non era possibile. Ora, se io mi privo di una parte del pancreas, è chiaro che è irreversibile, ma è anche vero che posso farlo a determinate condizioni che la legge ha stabilito come e possono qualificarsi, e quindi io posso avere la disponibilità e dare in autodeterminazione il mio consenso. E qui arriviamo ad un altro aspetto sotto il profilo del diritto, che è la centralità del consenso. Il consenso deve essere informato. E che significa che deve essere informato? Che il medico deve dire alla paziente che va a togliersi le tube esattamente cosa accadrà. Deve dire esattamente che non potrà più reimpiantarle. Deve dire che non avrà più sicuramente la possibilità di avere delle gravidanze, ma a meno che non siano programmate. Deve dire che se vengono tolte le tube, siccome l'ovaio continua a produrre, ma non c'è menopausa traumatica. La menopausa arriverà con il tempo, quando il corpo deciderà di entrare in menopausa, ma deve anche dire che la gravidanza può essere fatta attraverso una fecondazione assistita, anche in assenza di tube. E tutte queste informazioni devono poter essere date, ma devono essere date non soltanto per tutelare la paziente che affronta l'intervento e che decide di eliminare una parte del suo corpo perché vuole avere un accesso alla sessualità in maniera serena, ma il consenso deve tutelare anche il medico, perché il medico non può trovarsi di fronte ad un ripensamento da parte della donna che ha effettuato l'intervento e che poi in un secondo momento può affermare di non essere stata compiutamente informata. Quindi ci vuole un consenso estremamente consapevole, che deve essere a tutela sia della donna che a tutela del sanitario, del medico che affronta l'intervento. In tutto questo, ovviamente, c'è da dire che la liceità di questo tipo di intervento va riscontrata nella nostra legislazione anche sotto un profilo non organico, perché noi non abbiamo una legge specifica sulla salpingectomia, non abbiamo una legge quadro che ci dica esattamente cosa fare, ma è pur vero che rientra negli interventi quasi routinari. Perché? Perché innanzitutto è un intervento che ogni ginecologo deve saper fare nel momento in cui è in grado di fare un cesareo, nel momento in cui è in grado di fare un'asportazione di ovaio di utero, è in grado anche di fare un'asportazione semplicemente delle tube, che peraltro è anche più semplice, almeno per quello che mi viene riferito da alcuni medici. Ma c'è da dire che l'intervento di per sé, siccome non comporta una irreversibilità totale rispetto al desiderio che può sopraggiungere dopo di fare una gravidanza, di avere una gravidanza, è stato inserito nei protocolli amministrativi sanitari come un intervento qualsiasi, come è stata inserita la vasectomia per gli uomini, come è stata inserita l'appendice, e è stato inserito negli elenchi dei DRG, sarebbero praticamente quegli elenchi che vengono stilati dal Ministero della Salute per dare una quantificazione di ciò che deve essere corrisposto agli ospedali quando gli ospedali effettuano determinati interventi. Mi spiego ancora, in questi elenchi sono inseriti tutti
i tipi di interventi chirurgici che possono essere effettuati, e per ognuno di questi il Ministero della Salute stabilisce la tariffa che deve essere corrisposta all'ospedale. Quindi nel momento in cui viene inserito questo tipo di intervento e viene detto anche quanto deve essere corrisposto all'ospedale, noi abbiamo una regolamentazione amministrativa per via indiretta. Per cui, se da una parte non abbiamo una legge quadro, potremmo tranquillamente affermare che non abbiamo la legge quadro sulla salpingectomia, come non ce l'abbiamo sull'appendicite o come non abbiamo la legge quadro sulla estrazione dentaria. Significa che è un intervento rutinario, è un intervento che deve essere banalmente eseguibile in ogni struttura ospedaliera italiana, e che non esistono medici che possano rifiutarsi di farlo, non esistono medici che possano dire che questo intervento non è consentito. Aggiungo, l'obiezione di coscienza può riguardare la salpingectomia? Domanda, a mio avviso no, perché la salpingectomia che viene eseguita, per esempio, per poter salvaguardare da un probabile cancro alle tube o un cancro ovarico, non rientra nelle ipotesi di obiezione di coscienza e dunque non è possibile che possa esserlo soltanto perché c'è l'autodeterminazione della donna ad eseguirlo. Credo che su questo punto noi dovremmo avere maggiore impatto sulle aziende sanitarie per poterlo richiedere. Richiedere questo intervento significa che bisogna insistere ovunque perché sia reso normale, che sia resa prassi normale, e non può essere oltretutto opposta all'obiezione di coscienza proprio per il fatto che la donna può avere ancora gravidanze in vitro, con fecondazione assistita, per cui non c'è nessuna interruzione di gravidanze e dunque non si può giustificare la obiezione di coscienza. Quanto all'obiezione di coscienza, aggiungerei un ultimo passaggio. È ancora necessario fare riferimento alla libertà di coscienza, che è un diritto universale costituzionalmente garantito e che ha una caratura primaria. Con l'obiezione di coscienza, che è un diritto secondario, peraltro regolamentato con una legge secondaria. La legge secondaria dell'obiezione di coscienza non può limitare la legge primaria della libertà di coscienza, all'interno della quale si trova la cornice per l'autodeterminazione femminile.